Benvenuto nel mio canale. Se ti piace, ti invito ad iscriverti ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere gli altri gameplay o live. Puoi anche seguirmi sul mio account Twitter per rimanere aggiornato. Inoltre puoi seguirmi su Twitch e, se ti interessano i videogiochi, puoi acquistarli sul sito Instant Gaming e solo col mio link, che si trova in descrizione in ogni video, riceverai un 10% di sconto per ogni tuo acquisto. Se vuoi, puoi anche entrare nel mio server Discord per giocare con me o fare delle collaborazioni. Grazie e buona visione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay. Quest'oggi ragazzi ci troviamo come vedete su Mass Effect e siamo pronti per continuare la storia. Quindi dobbiamo andare verso gli agglomerati superiori in una clinica. E vediamo un po', insomma, se è vero, perché dobbiamo andare a incontrare un tizio. Spero di trovare sto robo. Aspettate, ho visto una certa clinica da qualche parte. Sembra chiuso. Fist sa del nostro resto. Al riparo! Nemico dappertutto! Nemico dappertutto! Siamo morti tutti? Ah, non ci credo, dai. Il nemico è dappertutto! Sai che crepo? Sì.
Il nemico è dappertutto! Il nemico è dappertutto! Armi pronte. Tasto destro. Il nemico è dappertutto. Funziona il tasto destro, raga. Molto funziona, molto. Sono rinati. Dai che salvo. Dimmi dove siete. Più per curarmi. Funziona il tasto destro certe volte. Perché non funziona il tasto destro? Thank you.
dovrei chiedere troppo a riuscire a far funzionare il tasto destro. Aspetta, non uccidermi, mi arrendo. Dov'è l'Aquarian? Non è qui, non so dove si trova, lo giuro. Ora non ti serve più. Lascia che lo uccida. No, aspetta, non so dove si trova adesso l'Aquarian, ma so dove potrete trovarla. L'Aquarian non è qui, ha detto che voleva parlare personalmente con l'Ombra. Personalmente? Impossibile. Io stesso sono stato ingaggiato tramite un agente. Nessuno ha mai incontrato l'Ombra. Neanch'io conosco la sua vera identità. Ma l'Aquarian non lo sapeva. Le avevo proposto di organizzare un incontro con lui. Ma quando si presenterà all'appuntamento, ci saranno gli uomini di Saren ad aspettarla. Dimmi qual è il luogo dell'appuntamento, subito. Qui, negli agglomerati, nel vicolo dietro i mercati. Dovrebbero incontrarsi lì tra pochissimo. Se ti sbrighi, potresti arrivare in tempo. Santo cielo! L'Ombra mi ha pagato per ucciderlo, e io non lascio mai i lavori a metà. Qui comando io. Un'altra stronzata del genere e... Era l'ultimo bersaglio che dovevo eliminare, e poi non abbiamo cose più urgenti a cui pensare. Ammazzeranno l'Aquarian se non ci sbrighiamo! Salva di nuovo. Armi pronte. Penso io.
riportate. Dov'è l'ombra? Dov'è Fist? Arriveranno. Dove sono le prove? Non mi piace, mi tiro fuori. Sono crepato. La prima volta che sono venuto qui ho perso tutto al casino. Ero così infuriato che ho spaccato una macchina da gioco. Ah, ma c'era pure il tempo. Le hai portate? Dov'è l'ombra? Dov'è Fist? Arriveranno. Dove sono le prove? Non mi piace, mi tiro fuori. Mi ha tradita. Sapevo che non dovevo fidarmi. Hai le prove che legano Saren ai Geth. Dammele. Non così in fretta. Chi sei? Mi chiamo Shepard. Sto cercando le prove che dimostrano il tradimento di Saren. Allora avrei modo di ringraziarti per avermi salvato la vita. Ma non qui. Dobbiamo trovare un luogo più sicuro. Ufficio dell'ambasciatore. Lì saremo al sicuro. E anche a lui interesseranno queste prove. Non mi sta rendendo la vita facile, Shepard. Scontri a fuoco negli agglomerati? Un assalto in grande stile all'antro di Cora? Ma lo sa quanti... E questa chi sarebbe? Un Aquarian? Cosa hai in mente, Shepard? Ti può aiutare, ambasciatore. Possiede delle informazioni che legano Saren ai Geth. Sul serio? Allora dovrebbe raccontarmi tutto dall'inizio, signorina? Mi chiamo Tali.
Tali Zoran Araya. Da queste parti non si vedono molti Quarian. Perché ha lasciato la sua flottiglia? Stavo compiendo il mio pellegrinaggio, un rito di passaggio all'età adulta. Non ne ho mai sentito parlare. È una tradizione della mia gente. Quando raggiungiamo la maturità, lasciamo le navi dei nostri genitori, abbandonando tutto e tutti. Dopodiché esploriamo la galassia da soli, per ritornare alla nostra flottiglia solo dopo aver scoperto qualcosa di valore. In questo modo dimostriamo di essere pronti a diventare adulti. Dici cosa avevi trovato. Durante i miei viaggi avevo sentito parlare dei Geth. Da quando hanno esiliato noi Quarian, non si erano mai avventurati oltre il velo. Ero curiosa. Avevo seguito una pattuglia di Geth fino a un pianeta inesplorato, aspettando che uno di essi si separasse dall'unità. Poi l'ho disabilitato, rimuovendo il suo nucleo di memoria. Pensavo che i Geth distruggessero i propri nuclei di memoria in punto di morte. Una specie di meccanismo difensivo. Cosa avevi scoperto? Gran parte del nucleo era andato perduto, ma sono riuscita a recuperare qualcosa dal suo database audio. Quella di Eden Prime è stata una vittoria sfolgorante. Grazie alla sonda potremo finalmente trovare il condotto. È la voce di Saren. Ciò dimostra che era coinvolto nell'attacco. Ha detto che Eden Prime gli avrebbe permesso di trovare il condotto. Cosa avrà voluto dire? Il condotto deve centrare qualcosa con la sonda. Forse una specie di tecnologia Protean. Magari un'arma. No, c'è dell'altro. Saren non stava agendo da solo. Quella di Eden Prime è stata una vittoria sfolgorante. Grazie alla sonda potremo finalmente trovare il condotto. E aprire la strada al ritorno dei razziatori. Non riconosco l'altra voce. Quella che parla dei razziatori. Ho l'impressione di averli già sentiti nominare. Secondo il nucleo di memoria, i razziatori erano degli esseri sintetici iperavanzati che abitavano la galassia 50.000 anni fa. I razziatori diedero la caccia ai Protean fino a farli estinguere completamente, per poi scomparire nel nulla. O almeno così credono i Geth. Mi sembra impossibile. La visione su Eden Prime. Ora capisco tutto. Ho visto i Protean mentre venivano spazzati via dai razziatori. I Geth considerano i razziatori come divinità, la massima espressione della vita non organica. E credono che Saren sappia come farli ritornare. Ah, al consiglio saranno contentissimi di saperlo. I razziatori sono una minaccia per tutte le specie dello spazio della cittadella. Dobbiamo informarli. Forse non crederanno alla storia dei razziatori, ma quei file audio dimostrano il tradimento di Saren. Il capitano ha ragione. Il consiglio deve essere informato al più presto. E della Quarian? Cosa ne facciamo? Mi chiamo Tali. Mi hai vista nel vicolo, comandante. Sai cosa posso fare? Lascia che mi unisca a voi. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Grazie, non te ne pentirai. Io e Anderson prepareremo l'udienza con il consiglio. Si prenda qualche minuto per riorganizzarsi e poi ci raggiunga alla torre. Dove dobbiamo andare, mo? Capisco quello che intendi dire, ma queste... Ah, ok, alla torre. Punto di partenza. Non posso. Questa faccia. Vedo
comandante Shepard. Posso approfittare un attimo del suo tempo? Ok. Magari salviamo. Udina sta presentando le prove dell'Aquarian al Consiglio. Quella di Eden Prime è stata una vittoria sfolgorante. Grazie alla sonda potremo finalmente trovare il condotto. E aprire la strada al ritorno dei razziatori. Levate delle prove? Eccole. Queste prove sono inconfutabili, ambasciatore. Saren verrà privato del suo status di spettro e faremo il possibile affinché risponda dei crimini che ha commesso. Riconosco la voce dell'interlocutore di Saren. È la matriarca Venezia. Sarebbe. Le matriarche sono delle potenti Asari giunte all'ultimo stadio del proprio ciclo vitale. Rispettate per la loro saggezza e la loro esperienza, sono il punto di riferimento per tutte noi Asari. La matriarca Venezia è una potente biotica e ha molti seguaci. Saren ha trovato un'alleata formidabile. Io sono più interessato a questi razziatori. Cosa sappiamo di loro? Solo quanto abbiamo appreso dal nucleo di memoria del Get. I razziatori erano un'antica razza di sintetici che spazzarono via i Protean, per poi sparire nel nulla. I Get credono che i razziatori siano divinità, e Saren è il profeta del loro ritorno. Pensiamo che il condotto sia la chiave per farli tornare. Saren lo sta cercando. Ecco perché ha attaccato Eden Prime. Sappiamo cos'è questo condotto? Saren pensa di utilizzarlo per far tornare i razziatori. Ci basta sapere questo. Si rende conto di quello che sta dicendo? Saren vorrebbe far tornare le macchine che devastarono la galassia. Impossibile. Assolutamente impossibile. Dove sono finiti i razziatori? Perché scomparvero nel nulla? Perché non abbiamo mai trovato tracce della loro esistenza? Se fossero davvero esistiti, avremmo dovuto trovare qualcosa. Quando ho cercato di avvertirvi su Saren, avevate negato la verità. Non commettete di nuovo lo stesso errore. Questa volta è diverso. Lei ha dimostrato il tradimento di Saren. Concordiamo sul fatto che stia usando i Get per cercare il condotto, ma non ne conosciamo la ragione. I razziatori sono solo una leggenda, comandante. Una menzogna per coprire i veri intenti di Saren. Un mito che sta utilizzando per piegare i Get al suo volere. Circa 50.000 anni fa, i razziatori annientarono l'intera civiltà galattica. Se Saren trova il condotto, la storia si ripeterà. Saren è un agente rinnegato con una taglia sulla testa. Non possiede più le risorse e i privilegi degli spettri. Il Consiglio gli ha già revocato il suo status. Questo non sono sufficiente! Sapete benissimo che si nasconde nella fascia! Inviate una vostra flotta! Non possiamo mobilitare una flotta per un solo uomo. Una flotta potrebbe tenere sotto controllo l'intera regione, impedendo ai Get di attaccare altre colonie umane. Ma così rischieremo una guerra con i sistemi Terminus. Non ci faremo trascinare in un conflitto galattico per un pugno di colonie umane. Ogni volta che l'umanità chiede il vostro aiuto, voi ci ignorate. Shepard ha ragione. Sono stufo del Consiglio e della sua politica Antium. Ambasciatore, ci sarebbe un'altra soluzione. Un modo per fermare Saren che non implichi l'uso di flotte o eserciti. No, è prematuro. L'umanità non è pronta ad accollarsi le responsabilità che derivano dall'ingresso negli spettri. Ho affrontato Saren su Eden Prime, rivelando il suo tradimento. Ho già dimostrato quanto valgo. Comandante Shepard, si avvicini.
Il Consiglio ha deciso di conferirle tutti i poteri e i privilegi previsti per i membri del Dipartimento Specialisti Tattica e Ricognizione della Cittadella. Gli spettri vengono selezionati, non addestrati. Sono individui forgiati dal fuoco di mille battaglie, le cui azioni li elevano al di sopra di tutti gli altri. Gli spettri sono un ideale, un simbolo, l'incarnazione del coraggio, della determinazione, della fiducia in sé. Sono il braccio destro del Consiglio, gli strumenti del nostro volere. Gli spettri hanno un'enorme responsabilità. Sono i protettori della pace galattica, la nostra prima e ultima linea di difesa. Spetta a loro preservare la stabilità e la sicurezza della galassia. Lei è il primo spettro umano, comandante. Questo è un traguardo importantissimo per lei e per tutta la sua specie. Sono onorato, consigliere. La invieremo nella fascia sulle tracce di Saren. È un fuggitivo, quindi è autorizzato a usare qualsiasi mezzo per catturarlo o eliminarlo. Avete idea di dove possa trovarsi? Invieremo tutti i dati in nostro possesso all'ambasciatore Udina. Dichiaro conclusa l'udienza del Consiglio. Complimenti, comandante. Ci aspetta un duro lavoro, Shepard. Vi servirà una nave, un equipaggio, dei rifornimenti. Ora potrete disporre di un equipaggiamento e di un addestramento speciale. Dovreste recarvi all'Accademia SSC e parlare con l'addetto ai rifornimenti degli spettri. Anderson, venga con me. Deve aiutarmi con i preparativi. Credevo che l'ambasciatore sarebbe stato più riconoscente. Non ti ha neanche ringraziato. Ha molte altre cose a cui pensare. Andiamo. Ti seguo, comandante. Perfetto. Bene, dobbiamo andare all'accademia. Non ho ancora abbastanza dati. Complimenti, Shepard. Ho sentito che sei diventato uno spettro. Finalmente qualcuno ha aperto gli occhi al Consiglio. Saren è un traditore. Grazie, Garrus. Mi sono dimesso dall'SSC dopo che il Consiglio ha ignorato la mia indagine. Ero stufo di tutti quei burocrati e politicanti. Tu sembri l'unico consapevole della minaccia rappresentata da Saren. Lascia che mi unisca a voi. Allora, benvenuto a bordo, Garrus. Non te ne pentirai, Shepard. A posto. Che dovrei fare, mo? Rifornimenti. Tra le altre notizie, la corporazione Exogeni continua a smentire le voci sulla sparizione di una propria squadra d'esplorazione nell'ammasso Hades Gamma. Interrogati sul perché le comunicazioni con la squadra si siano improvvisamente interrotte la scorsa settimana, i rappresentanti della compagnia si sono rifiutati di commentare. Cazzo, sto andando. Ah, vabbè, che sta andando bene.
Ho grandi notizie per lei, Shepard. Il capitano Anderson cederà il comando della Normandy. Ora la nave è tutta sua. È un mezzo veloce e silenzioso. E lei conosce già l'equipaggio. La nave è perfetta per uno spettro. La tratti bene, comandante. La tratterò coi guanti. So che lo farà, comandante. Cosa sappiamo su Saren? Saren è scomparso. Non cercare neanche di trovarlo. Ma sappiamo cosa vuole. Il condotto. Ha già sguinzagliato i suoi get nella fascia in cerca di indizi. Sono stati segnalati dei get su Feros, poco prima che perdessimo il contatto con la colonia sul pianeta. E ci sono stati avvistamenti anche nei pressi di Noveria. Scopri cosa stava cercando Saren su Feros e Noveria. E forse riuscirai a scoprire dov'è il condotto prima di lui. I razziatori sono la vera minaccia. Su questo devo concordare con il Consiglio, Shepard. Non sono sicuro della loro esistenza. Ma se esistono, il condotto gli permetterà di ritornare. Impedisci a Saren di ottenere il condotto. Solo così potremo sventare questa terribile minaccia. Lo fermerò. Ci sarebbe un'altra pista da seguire. Ricorda la matriarca Venezia, l'interlocutore di Saren nella registrazione? Sua figlia è una scienziata specializzata sui Protean. Non sappiamo se sia coinvolta, ma forse sarebbe meglio trovarla al più presto, per scoprire cosa sa di questa faccenda. Si chiama Liara, dottoressa Liara Zoni. Secondo gli ultimi rapporti, stava esplorando un sito archeologico su un pianeta inesplorato dell'ammasso Artemistown. I coloni di Feros potrebbero essere ancora vivi. La decisione spetta a te. Ora sei uno spettro. Non prendi più ordini da noi. Ma le sue azioni si ripercuoteranno sull'intera umanità. Poi toccherebbe a me riparare ai suoi disastri. Cercherò di non renderle la vita difficile, ambasciatore. Mi fa piacere, comandante. E ricordi, lei sarebbe un umano prima che uno spettro. Ora avrei un impegno. Il capitano Anderson risponderà a tutte le sue domande. Sì, comandante. Come vanno le cose? A essere sincero, immaginavo una fine diversa per la mia carriera. Lavorare dietro una scrivania non è nel mio stile. Ma solo tu puoi fermare Saren. Io credo in te, Shepard. E se questo comporta fare un passo indietro, così sia. Devo andare. Sarò qui, se avrai bisogno di qualcosa. Sì. Di qua? Cazzo che devo andare. Ah, di qua. State in attesa, squadra di sbarco. Decontaminazione in corso. Ho sentito cosa è successo al capitano Anderson. Sopravvive a centinaia di battaglie e poi viene fatto fuori da una cricca di politici. Fai attenzione, comandante. Se questa missione finisce male, tu sarai il prossimo a rimetterci la testa. Saren è là fuori da qualche parte e noi lo troveremo. L'intero equipaggio è con te, comandante, al 100%. Il canale di comunicazione interno è aperto. Se vuoi dire qualcosa all'equipaggio, questo è il momento. Qui è il comandante Shepard. Abbiamo i nostri ordini. Trovare Saren prima che lui trovi il condotto. Voglio essere sincero con voi, uomini. Questa missione non sarà facile. Il nostro nemico è pronto ad affrontarci. L'umanità deve intervenire, è
Non solo per il nostro bene, ma per quello di tutte le altre specie dello spazio della cittadella. Saren deve essere fermato e vi prometto che ci riusciremo. Ben detto, comandante. Il capitano sarebbe fiero di te. Il capitano si è sacrificato per concedermi questa opportunità. Non possiamo fallire. Sì, signore. A posto. Sai che devo andare qua adesso. Grazie, che devo andare. Ah, ok. Caspita, ma... vediamo se c'è qualcosa qua. No. Tocca andare in esplorazione. Andate, posso esserti utile? Ora devo andare. Ci vediamo. Compensazione pressione interna con atmosfera esterna. Registrato. Ufficiale comandante sbarcato. Ufficiale Presley assume il comando. Abbiamo visto la tua nave. Faidan vuole parlarti immediatamente. E chi sarebbe questo Faidan? È il nostro capo. Ha bisogno del tuo aiuto per difenderci dai Geth. Presto ci attaccheranno di nuovo. Ti prego, sali le scale oltre il mercantile. Così.
scappato. Assicurati che siano. Sono felice di vedere dei soldati. Noi siamo sempre. I Geth ci uccideranno tutti, sempre che non moriamo prima di sete. Non riuscirò mai a concentrarmi in mezzo a tutti questi spari. Ragazzo, sta il tizio. I Geth stanno preparando un altro attacco. Stai calma, Farabra. Passerà. Devi solo rilassare. Comandante. Finalmente hanno mandato qualcuno ad aiutarci. Siete un po' in ritardo, eh? Arsilia! Scusa, comandante. Questi continui attacchi ci hanno... Attenzione! Ci sono dei Geth nella torre. Proteggete il cuore della colonia! Non voglio morire. Vi prego, non lasciatemi morire. Thank you.
ammazzarlo, porca puttana. Non voglio morire. Vi prego, non lasciatemi morire.
aggiornare Faidan sulla situazione prima di raggiungere la base dei Get. Potrebbe fornirci indicazioni. Si mangia le parole. Comunque ragazzi, io vi lascio, vi ringrazio per la visione, vi lascio un bel like, un commento e iscrivervi, e noi ci becchiamo nel prossimo gameplay. Bene, salva. Ciao ciao.